Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati a 80 Passione in questo giovedì 8 di ottobre, giornata uggiosa, un po' come il mio umore stamattina. Ho deciso di fare questo video perché da un paio di giorni che leggo onestamente articoli o anche dichiarazioni che mi arrivano su un giocatore che nell'ultima sessione di mercato è passato dalla Fiorentina alla Juventus. Quindi sto prendendo come appunto parametro Federico Chiesa. Sentirlo chiamare mercenario, devi morire, vergognati, tu e quel bip di tuo padre. Onestamente, a me tutto questo mi fa veramente schifo. Sì, dico schifo, in quanto io sono un amante dello sport, mi considero una persona passionale, ma un conto è farsi coinvolgere emotivamente per la propria squadra del cuore o per il proprio sport preferito. Un'altra è insultare. Perché vorrei ricordare a queste persone che qui stiamo parlando di social network, ossia di rete sociale, non rete nella quale si va a offendere, si vanno a vomitare sentenze, vomitare frustrazioni. Poi perché l'uomo in quanto tale è un animale sociale e è un animale che in quanto tale è abituato, dovrebbe essere abituato a stare in una società. Quello che vorrei dire a queste persone è che il mondo del calcio e di conseguenza quello del lavoro è cambiato radicalmente. Allora, io ad esempio, che da 15 anni mi sono trasferito qui in Inghilterra, ho tradito il mio paese e sì, ho giurato fedeltà alla regina. Sono andato a Buckingham Palace, mi sono inchinato così, ho detto sì, Elisabetta, sì. Io divento il tuo nuovo condottiero soldato, sono diventato inglese, mi sono cambiato il sangue, non ho più sangue italiano nelle mie vene, ma io ho sangue britannico. Oppure a queste persone vorrei dire: ma voi ci siete su LinkedIn o no? Ogni comune mortale ogni giorno lascia un'azienda per unirsi ad un'altra e i post che vengono rilasciati sono più o meno gli stessi nel quale il giorno prima si dice: oh, amazing environment, un ambiente eccezionale, colleghi fantastici, gli anni più belli della mia vita. Il giorno dopo si passa in un'altra società e si scrive un post uguale: oh, grazie per l'opportunità, è il sogno della mia vita, questo e quest'altro. Allora, in questo caso, persone che passano comuni mortali da un'azienda ad un'altra, va bene. Un calciatore, un attore, un personaggio dello spettacolo è un traditore, è un mercenario, è uno schifo. E non continuo perché insomma le offese sono veramente gratuite e tremende. Ma io vorrei ricordare a queste persone che il matrimonio è un sacramento e non a caso il matrimonio fu dichiarato ufficialmente un sacramento durante il Concilio di Firenze del 1439. È lì che si giura amore nella gioia e nel dolore finché morte non ci separi, ma non in un ambiente lavorativo, in un ambiente lavorativo, perché ti insegnano sempre in qualsiasi ambiente lavorativo che play the game. Quindi fai buon viso a cattivo gioco. Se ti arriva domani un'offerta di un'azienda più vantaggiosa, o se domani uno ti fa un'offerta irrinunciabile sulla tua casa, no, non la vendi. No, tu dici: ah, io così devo rimanere fedele, questa casa me l'ha data la mia trisnonna e io non la venderò mai, non venderò mai questo terreno. Va bene, continuiamo a vivere ancora nel Medioevo, invece di pensare che siamo nel 2020, nel XXI secolo, ci sono tutta questa tecnologia, questi smartphone, questi iPad, questi tablet, queste smart TV. Però sostanzialmente vengono utilizzate sempre con la solita mentalità arcaica del 1500. Quindi, per concludere, lo sport è business. Ognuno tuteli i propri interessi e quelli dei propri cari. Poi, senza andare lontano, ma da che tempo è tempo? Roberto Baggio in quante squadre ha giocato in Italia? Ronaldo il fenomeno ha giocato al Barcellona, al Real Madrid, all'Inter e al Milan. Figo, uguale da Barcellona a Real Madrid. Ibrahimovic ha cambiato più squadre che io, non lo so, merendine al mattino quando ero piccolo e dovevo andare a scuola.
E potrei continuare Aldo Serena, Maurizio Ganz, in ultimo Pirlo che è passato dal Milan alla Juventus, o Conte che è stato capitano della Juventus e adesso allenatore dell'Inter, o Vidal in ultimo. Quindi a tutta questa gente io vorrei dire: diamoci una calmata, smettiamola di rimanere al tempo dei comuni, Guelfi e Ghibellini o ancora slogan del tipo è meglio morto in casa che un pisano all'uscio di casa. Ma dove siamo? Dove siamo? Questo me lo chiamate sport o soltanto utilizzate questi mezzi di comunicazione che dovrebbero metterci in comunicazione, non offese gratuite per poter esprimere le vostre opinioni, ma senza offendere nessuno, senza offendere un ragazzo che vi ricordo Federico Chiesa farà 23 anni il 25 di ottobre, 23 anni, senza offendere suo padre, neanche andando a dire chiamarlo omosessuale. Ma qual è? Cioè, voglio capire così in maniera gratuita che cosa vi hanno fatto? Qual è il problema? Perché io quando vedo e soprattutto leggo queste cose mi fanno schifo e per questo io volutamente ho sempre deciso di non registrarmi su Facebook, su Instagram, su Twitter, perché ci sono tutti questi leoni da tastiera o da video che come Renzo nei Promessi Sposi, quando stanno lì si sentono forti e offendono così gratuitamente, vomitano sentenze. Ma se siete così bravi voi, trovatelo voi un talento nella vostra vita e fate tanti soldi e poi vediamo se rimarrete sempre fedeli alla solita azienda o compagnia. Con questo è tutto, vi saluto, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate i vostri like e come si suol dire, mi avete proprio rotto le balle.